Franco Tatò, manager di lungo corso, presidente della Parmalat e dell'Enciclopedia Treccani, che peraltro ha in pochi anni di gestione risanato e soprattutto digitalizzato. Ma poi una carriera diversificata tra pubblico e privato, all'insegna dell'indipendenza sia dal pubblico che dai capitalisti privati. È stato amministratore delegato, per esempio, di Fininvest e di Mondadori, ma anche di Olivetti in Austria, di Mannesmann. È stato soprattutto il privatizzatore dell'Enel, che ha guidato come amministratore delegato nella fase cruciale del collocamento sul mercato, l'operazione di privatizzazione meglio riuscita della grande stagione degli anni 90. Allora, dottor Tatò, cominciamo da questo. Il criterio che ha stupito, cioè quello di plafonare gli stipendi pubblici anche nelle holding quotate, quindi Eni, Enel, a un livello che, secondo alcune interpretazioni, potrà essere veramente fissato a 239 mila euro l'anno come l'appannaggio del Presidente della Repubblica, secondo altri potrebbe salire un po' nell'ordine dei 400 mila, ma comunque molto al di sotto degli standard del mondo privato, tant'è che il Presidente del Consiglio Renzi ha detto, vabbè, allora valgono pure nel privato i manager che non si accontentano di queste retribuzioni perché evidentemente non gli interessa, buon per loro, vadano altrove. Che ne pensa? Farebbero bene perché diciamo così un manager ha un valore di mercato, quindi deve vendersi e qualcuno deve comprarlo. Quello che sta avvenendo adesso con questo plafonamento dei compensi è un omaggio al populismo imperante, quindi lo considero veramente un errore, insomma, no? Poi, magari è un errore che si doveva fare, ma è un errore. E spero che proprio, diciamo così, qualche manager abbia il coraggio, insomma, di andare a lavorare in America, insomma, piuttosto che in Germania, prendendo uno stipendio di, non so, 3 milioni di euro, 2 milioni e mezzo di euro, come probabilmente è giusto, perché gli stipendi dei manager delle grandi aziende a partecipazione statale forse impressionano, ma a livello internazionale ci sono ben altre cifre, anche se sono fatte in genere di stock option, no? Di altre forme di incentivazione che onestamente, no? Per un governo sono molto difficili da decidere e probabilmente dovremo aspettare, diciamo, questo ciclo, che passi questo ciclo perché si trovino delle soluzioni più motivanti e anche più consone, diciamo così, al quadro economico generale. Le privatizzazioni sono un argomento tornato all'ordine del giorno. Nel documento economico-finanziario si parla di 12 miliardi di introiti che andrebbero portati naturalmente a riduzione dell'enorme stock di debito pubblico, in parte derivanti dall'imminente collocamento delle poste e in parte da altre voci ancora da definire nel dettaglio. Lei che ha condotto una privatizzazione di indubbio successo, perché l'Enel è stata, lo ricordiamo, forse non la più grande come valore totale, bisognerebbe misurare bene l'intera sequenza delle varie tranche, ma sicuramente la più gradita dal mercato durante la sua gestione. Come vede oggi due fattori: la capacità del mercato di assorbire questa offerta di nuovi valori italiani di origine pubblica, due, la capacità delle aziende che affronteranno il mercato, parliamo per esempio di Poste, che è l'unica cosa certa, grande e imminente, di vivere bene anche nel contesto della concorrenza del mercato libero, privato, borsistico. Ma l'interesse del mercato è una questione di prezzo, cioè il mercato valuterà i risultati di queste aziende, valuterà il valore patrimoniale di queste aziende e reagirà di conseguenza, quindi non credo che sia, questo direi che è il problema inferiore, perché noi veniamo da una stagione lunga, perché tutto il periodo dal 94 ad oggi, salvo la parentesi appunto del primo governo Prodi nel quale si fece la privatizzazione dell'Enel, di privatizzazioni non se ne è proprio parlato, anzi, proprio coloro che si presentavano come i grandi privatizzatori, i corifei del capitale privato e così via, sono quelli che non le hanno neppure sfiorate le privatizzazioni. Questo perché è mancata, per una serie di motivi che potremmo analizzare, la volontà politica, no? Di fare le privatizzazioni e di farle bene. Io ricordo che quando Chico Testa ed io fumo nominati amministratore delegato e presidente rispettivamente dell'Enel, il giorno in cui prendemmo servizio
ricevemmo tutti e due una lettera, no, di uguale tenore. Congratulazioni. Ricordatevi che il vostro compito è razionalizzare e privatizzare. Firmato Carlo Zeglio Ciampi. Forse le congratulazioni non c'erano, me lo ricordo, le ho aggiunte io. Però questa era la, diciamo, solidità, la comunicazione della solidità di una decisione politica, cioè di una chiara volontà di portare una parte di queste aziende sul mercato. Ed è quello che poi d'accordo abbiamo fatto, cioè perché tutto il governo ha lavorato in questo senso e ci ha aiutato a fare una privatizzazione che io ricordo come un vero successo, insomma, anche poi nelle sue conseguenze. Fu un lavoro difficile, pesante, ma ben riuscito. Dottore, ovviamente fu una privatizzazione parziale, perché noi privatizzammo il 30% dell'Enel. Quello che oggi dovremmo augurarci è che si abbia il coraggio politico, perché è una stagione diversa, è una stagione nuova, di creare delle vere public company, cioè di privatizzare il 100%, e quindi affidare alle forze del mercato poi, no, i criteri di governance e di gestione di questi asset così importanti per il nostro paese. Mi fa venire in mente una domanda addentellata però a questa, cioè, quindi lei non crede al criterio della strategicità, dell'ancoraggio agli interessi nazionali, criteri che hanno per esempio ispirato la normativa sulla Golden Share, cioè sull'importanza che in ultima istanza soprattutto le grandi utility di pubblico interesse fossero e rimangano, le reti rimangano sotto il controllo nazionale? Non ci quando si comincia a ragionare così, poi alla fine non si fanno le privatizzazioni, non le si fanno bene. Un governo deve essere sempre in grado di garantire l'interesse strategico della nazione. Ne ha i mezzi, non ha bisogno né delle golden share né di tutto questo armamentario. Poi questi sono, diciamo così, espedienti di comunicazione, no, per, diciamo, comunicare ai propri elettori o alle proprie lobby, no, che noi ci stiamo occupando del problema. Però insomma, noi abbiamo assistito, diciamo, recentemente a un governo che ha permesso che si vendesse Wind agli egiziani. Wind è una società tecnologica con 8.500 persone e si è dichiarata strategica Parmalat, che è una latteria che dà impiego in Italia a 1.200 persone, che in realtà, diciamo, lo strategico non ha proprio niente, se non lo so, le vacche della Valle Padano. Quindi, dice lei, criteri molto opinabili. Cioè, queste cose qui sono un po' come la trippa, diciamo, no? Facciamo le cose serie, poi se ci sono dei problemi, penso che un buon governo li risolve, insomma, quindi, o perlomeno dovrebbe risolverli, e se no, se non li risolve non si può andare a casa, o meriterebbe di andarci. Nel presentarla ho richiamato il criterio, il principio e il valore dell'indipendenza, perché è vero che pochi come lei sono stati incaricati di mansioni importantissime, sia da personaggi privati, tra loro acerrimi nemici dei Benedetti Berlusconi, sia da governi di segno politico differente, opposto. E a dimostrazione del fatto che c'era una convergenza sulla valutazione di merito, ma anche del fatto che lei non poteva essere considerato schierato, acquartierato sotto nessuna bandiera. Che significa? Quanto costa e quanto rende l'atteggiamento di indipendenza che questi fatti dimostrano? Ma in tutti questi anni in Italia è costato molto e ha reso poco. Per essere allora, franchi, c'è il piacere dell'indipendenza. Per essere franchi. No, secondo me il valore dell'indipendenza è un valore morale, cioè è qualcosa con cui ognuno di noi deve fare i conti dentro se stesso e dire come voglio essere, come penso che sia giusto. Questo non lo voglio fare perché non è giusto. Questa è la risposta, credo. Senta, allarghiamo. La domanda che si fa in genere quando viene una proposta, dice chi rappresenta, no? Chi c'è dietro? Ecco, io non ho dietro nessuno, non rappresento nessuno, ho le mie competenze, se servono le vendo volentieri e se non servono ormai non importa. Allarghiamo il discorso per non perdere l'opportunità di interpellarla sull'Europa, visto che lei è uno dei pochissimi italiani a aver lavorato, come dicevo prima, da apicale 15 anni in Germania e peraltro negli ultimi anni anche lavorato in Parma, perché un'azienda è diventata anche non senza polemiche tra francese per il controllo. Ecco, si direbbe che la Germania del dopo elezione, del dopo Ucraina, sia una Germania meno potente di prima in Europa, un po'
decorrelata dalla tandem con la Francia e quindi forse anche meno incisiva sulla politica monetaria della Banca Centrale Europea, che non a caso fa balenare per la prima volta la prospettiva di un quantitative easing. Che cosa, come valuta questa primavera autunnale della Merkel? Ma guardi che su queste cose si raccontano tante leggende, tante favole, no? Perché la potenza della Germania è la nostra debolezza. La Germania vorrebbe essere un paese normale, come lo conosco io. È un paese che vuole che le persone vivano bene, che guadagnino bene, che ci sia una società ordinata, che si investa, si produca. E ovviamente no, si vinca in una competizione onesta, no, sui mercati di tutto il mondo. Non dimentichiamo che la forza della Germania sta nell'esportazione, infatti viene spesso rimproverato il governo tedesco di occuparsi poco di stimolare la domanda interna, no, e di portare via i mercati a quelli come noi che vorrebbero esportare, magari esportano un pochino meno di quello che vorrebbero o esportano delle merci o dei beni, no, che non hanno certamente lo stesso contenuto di valore dell'esportazione media tedesca, ecco, quindi questa è un po', quindi molto spesso sono leggende, come dico, la Germania è un paese normale, e quando quindi parlano dice l'austerità, la durezza, l'austerità è proprio un termine sbagliato, perché intanto non esiste una dicotomia austerità-crescita. La crescita ovviamente ben venga, anzi direi che è l'obiettivo che dovremmo avere tutti, l'obiettivo di ampliare il nostro peso economico. L'austerità non esiste, l'austerità è la buona amministrazione. Che cosa ne facciamo della crescita se poi amministriamo male le nostre cose? Certo. Questo è il problema. Cioè, a cosa mi serve crescere, no, per produrre delle perdite? Quindi questa differenza è una specie di accompagnamento, no, di un discorso populista che non ha molto senso. Senta, ci crede a questo avvicinamento Francia-Italia che molti media hanno accreditato dopo l'ultimo viaggio di Renzi a Parigi? Ma non lo so, non so che posizione prendere su questo, perché che ci fosse un avvicinamento Francia-Italia, tenuto conto della debolezza di Hollande e nostra, era abbastanza logico. Due zoppi si aiutano, no? Con Renzi è diverso, quindi io credo che il nostro Presidente del Consiglio, ovviamente in una visita in Francia, in un incontro col presidente francese, non possa che favorire un avvicinamento, anche perché in Europa è meglio non essere soli, insomma, sì. non tanto per combattere i tedeschi quanto proprio per realizzare gli obiettivi che si vuole porre. Poi se questo corrisponda a una verità effettiva, questo lo vedremo. Io volevo farle un'ultima domanda che poi diventano due. Volevo chiederle, tra le tante attività che ha svolto nella sua straordinaria carriera, qual è la più divertita? Ma poi mi sono corretto pensandoci, perché forse volevo partire dall'oggi. Quanto le piace fare il presidente della Treccani, che è un mestiere difficile? Non sono presidente della Treccani, sono amministratore delegato, io sono di quelli che sbanettano i presidenti, allora, che rappresentano. Mi correggo, chiedo scusa. Meglio ancora, il capo di un'azienda culturale come la Treccani. Ma guardi, alla Treccani ho dedicato 10 anni, 10 anni di lavoro, ho preso la responsabilità della Treccani con un'azienda in grandissima difficoltà economica e adesso abbiamo chiuso dei bilanci più che ragionevoli, cioè bilanci con profitto, siamo in realtà, cosa che quasi nessuno sa, una grande casa editrice per l'Italia e abbiamo davanti a noi un futuro relativamente sereno se continuiamo a gestirla bene, cioè con alcuni tratti di quell'austerità che spesso viene criticata ma che è necessaria. Io la chiamo
rigore gestionale. Questo. Per cui io non posso che essere soddisfatto di questo, ma soprattutto del fatto di avere deciso fin dall'inizio di digitalizzare tutto quello che è l'eredità di sapere, no? Che la Trecani porta con sé e di metterlo in rete a disposizione di tutti. Io lo chiamo, diciamo con un po' di prosopopea, democratizzazione del sapere. Però, diciamo così, oggi in Italia, diciamo in conseguenza di questa decisione della Trecani, giovani, studenti, tutti i cittadini hanno accesso, no, a queste voci della Trecani che una volta si potevano consultare solo avendo, diciamo, un nonno notaio particolarmente ricco. Ecco, quindi questa, diciamo, e secondo me questa è una cosa che rimarrà. Questo è un segno, diciamo così, che abbiamo lasciato. Senta, ma quando noi giornalisti alludiamo a lei come Kaiser Franz, lei poi che pensa? Ci sono scemi? Le piace un po'? La diverte? Niente di tutto questo? Ma penso che purtroppo sono un ex Kaiser. Ma si è sempre Kaiser. Sempre Kaiser. Grazie mille, grazie mille. Bocca al lupo per la Trecani. Grazie.